Oggi parliamo di emozioni e soprattutto di come dare qualche indicazione ai genitori per imparare a gestire e a riconoscere le emozioni dei propri bambini. Fin da piccoli è fondamentale che loro possano sperimentare i propri stati d'animo, quindi i propri sentimenti. Questo significa essere lì nel momento stesso in cui un'emozione è provata e sentita, senza secondare la richiesta, soprattutto quando questa può essere disfunzionale col contesto di riferimento. È importante che i genitori possano lasciare lo spazio ai bambini per far sì che possa svilupparsi quel riconoscimento di identità personale che è poi fondamentale come sviluppo dell'empatia e soprattutto è importante e fondamentale per poter relazionarsi bene con il mondo esterno. Per esempio possiamo parlare di quando il bambino sperimenta un forte senso di frustrazione, magari per un diniego o per qualcosa che gli è stato negato. Accogliere il bambino, l'emozione del bambino significa in qualche modo essere lì, assicurare la propria presenza, abbracciare il bambino, compartecipare all'emozione dello stesso, anche laddove essa sia negativa, e dare tempo a lui di sperimentarsi e di sperimentare il proprio stato d'animo, facendo sì che egli possa comunque assicurarsi la presenza dell'adulto che sia in grado di mediare tra il proprio stato d'animo e dargli un significato. Quando un bambino sperimenta un'emozione negativa, nell'adulto subentra la paura di non sapere come fare per gestirlo, subentrano le domande e soprattutto una colpevolizzazione sull'inefficacia del proprio comportamento. Come fare per aiutare i bambini invece a far sì che loro possano dare voce a questo sentimento che evidentemente è scaturito in loro? È importante osservare i comportamenti del bambino, cercare di capire quanto sono distanti dalla sua routine e dalla sua quotidianità, lasciar sì che egli possa effettivamente sperimentare una situazione di disagio e magari lasciando passare qualche minuto affinché egli possa effettivamente calmarsi, chiedere lui cosa succede. La comunicazione spesso con i bambini è sottovalutata, perché crediamo che non siano in grado, perché crediamo che non abbiano le giuste capacità. Parliamo con loro, cerchiamo di capire effettivamente cosa ci dicono, con le loro modalità, perché possono darci delle informazioni che spesso diamo per scontato essendo adulti. Invece può essere d'aiuto per il loro sviluppo ottimale.